Approvato il bilancio di previsione nella seduta di ieri del Consiglio Comunale di Teramo con il voto contrario del gruppo di Futuro In e di gran parte la quasi totalità dell'opposizione, a parte l'astensione del 5 Stelle Ciammariconi. Consigliere Fracassa, lei lo definisce un bilancio senza programmazione, perché? Appunto perché se lo andiamo a vedere in tutti gli aspetti è un programma, non vi è nessuna programmazione e lo vedremo durante il prossimo anno quante volte si dovrà tornare in Consiglio Comunale per variare, ma non variare per delle cose di emergenza o non prevedibili. Andremo sicuramente a ritoccare questo bilancio su cose che semplicemente bastava una programmazione. L'argomento dell'approvazione entro l'anno, entro il mese di dicembre, non vi convince? No, non ci convince, appunto perché solamente fumo negli occhi, e poi vedremo durante l'anno quante volte dovremo tornare sui banchi del Consiglio, ma a modificare cose prevedibili e quindi di conseguenza per noi il bilancio è sempre una questione di programmazione, perché senza la programmazione è solamente fumo negli occhi, come vi stavo dicendo. L'argomento tra i tanti, quello delle assunzioni, quali sono le cose che secondo voi non quadrano anche all'interno di questo bilancio? Beh, vede, io ho fatto per iscritto delle domande al sindaco dove ho chiesto una risposta per iscritto, la risposta l'ho avuta, ma praticamente non mi viene data nessuna risposta. È stato annullato un bando ex articolo 110,2 dopo 14 mesi, dopo che è stato fatto tutto l'iter, e quindi vi era una persona che era stato designato con il punteggio più alto. Il sindaco aveva la disponibilità allora di 10 punti da poter assegnare, e questi 10 punti non avrebbe modificato la classifica, in considerazione che questa persona ha delle qualità superiori nettamente a tutti i 22 partecipanti. Il sindaco ha pensato bene di annullare questo bando, riproporre un altro, modificando però l'articolo 24 del nostro regolamento. E non ha più 10 punti, ha la totalità della scelta, in un modo anche poco chiaro. Però a me, io non sto contestando che il sindaco vuole scegliersi una persona di sua fiducia. Ci può stare. Io sto contestando che non si poteva annullare quel bando così come è stato annullato. Ma lei rileva dei profili di legittimità in questa procedura? Sì. Sono intenzionato, per il rispetto di queste persone, ad andare avanti. Protocollerò domani o dopodomani, i primi dell'anno, una nuova istanza al sindaco dove ribadisco determinate domande, e sono intenzionato a far sì che queste persone vengano rispettate.